Allora, passiamo a un'altra estensione che è molto molto interessante, che si chiama, se non erro, To Do. Allora, abbiamo due tipi di To Do, c'è questa qui con l'albero, con l'alberetto, che è molto comoda. Io, se non erro, utilizzo questa, sì, utilizzo questa. O c'è anche questa qui. Ovviamente potete installare o una o l'altra, decidete voi, insomma, una vale l'altra. Per me sono praticamente uguali, io le ho provate entrambe, quindi installiamo questa che ha più installazioni a 841.000 e dovrebbe comparire da qualche parte il to do. Ok, andiamo a vedere extension setting. Ok, che cosa succede praticamente? Io salvo questa pagina, se io sto nel codice e immaginiamo per un attimo di avere uno script e di mettere un commento. Allora, questo lo fai domani. Ok, cosa succede? Che se io qui adesso ci aggiungo to do maiuscolo, due punti e vado avanti, guardate come me lo segnala. Ok, me lo segnala qui in modo tale praticamente che io ho tutti quanti to do segnalati. Ok, se non erro, si poteva in qualche modo andare a modificare praticamente la barra e inserirlo qui a sinistra. Ora proviamo a riavviare Visual Studio Code per capire se appunto è solo una questione di riavvio. No, ancora non me lo fa vedere. Comunque c'era la possibilità, ora non ricordo preciso come si fa, vediamo se riesco ad esplorarlo insieme a voi, di avere praticamente tutti i to-do listati qui accanto. Allora, vediamo che dice qui intanto fix me to do. Avete praticamente fix me to do, poi potete anche sistemare i colori e io li ho customizzati qualche volta. Allora, se facciamo così, to do list all to do. Ah, ecco qui. Ecco qui. Allora vi basta fare così e fare to do list. Ok, e lui sotto vi dà praticamente la lista di tutti quanti quelli che dovete fare, quindi to do list e scegliete all, ve li dà tutti, eccoli qua, poi praticamente vi linka anche i file dove appunto dovete andare a fare i to do, quindi esce qui come schermata. Perfetto. Francamente, posso dirvi una cosa? Proviamo a installare anche l'altra, perché io credo che questa qui, infatti questa qui esce l'alberetto, allora io questa la disinstallo, non me ne frega niente, che è la più installata, ma infatti io utilizzavo quella con l'albero. Facciamo insieme, quindi adesso dovrebbe anche aver aggiornato, vediamo un attimo se l'ha fatto, sync, quindi download setting, e facciamo sync upload, scusate, sync upload setting, e quindi ha caricato, boom, code, to do tree, ok. Questo ragazzi è molto più interessante, come vedete ha già beccato il primo to-do che io ho scritto, questo lo fai domani, e c'è anche, se non erro, il fix me anche qui, e risolvi questo bug, ctrl s, e qui vedete che esce praticamente la fiammetta che dovete risolverlo, e vi escono tutti l'elenco dei file per questo progetto con appunto... E quello che avete scritto, insomma, ok? Quindi poi ci vedete diverse visualizzazioni, eccetera, poi magari ve lo customizzate un po'. E per quanto riguarda la personalizzazione, si può fare, si può andare a personalizzare, vi basta andare quindi qui e lo possiamo fare al volo insieme se volete, perché magari se no qualcuno poi me lo chiede, dice come faccio a personalizzare praticamente il colore. Quindi facciamo così, eccolo qui, c'era uno scriptino, se non erro, da copiare per andare a fare la colorazione che si vuole, quindi io me la ricordo questa cosa, c'era tanto tempo fa, se non erro era questo, copiamo questo, configure extension setting, ok, qui possiamo aggiungere questo qui e qui mi sa che dobbiamo mettere la virgola, ctrl s, quindi ho fatto un to do foreground black e con color yellow, vediamo se funziona, andiamo su index. Eccolo qui, infatti come vedete la colorazione è cambiata, quindi to do, ok, io di solito faccio i to do, li faccio neri e gialli, ctrl S, eccolo qui, come vedete adesso
è uscito diversamente. Poi vabbè, vi potete divertire insomma a customizzarlo un po' come volete. Qui si mette 100, forse diventa un po' più scuro. Infatti, molto più si vede, mette molto più in evidenza, insomma. Quindi continuiamo l'installazione delle estensioni. Questa volta passiamo, dopo aver fatto il to-do, andiamo praticamente a installare quest'altra estensione, praticamente quella della colorazione delle parentesi. Quindi andiamo a colorare le parentesi. Questa è comoda più che altro come posso dire. Per gli occhi è comoda, ecco, perché vai a visualizzare direttamente le parentesi dove sono, appunto. Come vedete, praticamente vi colora. Scusate, il mio praticamente cercherò di eliminarlo questo intercalare. Vanno a colorare vanno a colorare quello che è appunto il nostro codice. Quindi, una volta colorato, possiamo andare a vedere le parentesi. Come vedete, sono colorate. Ok, se io per esempio proviamo a scrivere uno script qui, una function, ciao. Andiamo a mettere le nostre parentesi, ecco qui, come vedete le parentesi vengono appunto trovate, quindi questa è una bellissima estensione. Vediamo se intanto setting ha in automatico, e infatti ha un automatico ha caricato, quindi funziona l'autoload dell'upload che abbiamo attivato prima precedentemente. Ora, torniamo a un'altra estensione, questa è un'altra bellissima estensione che io utilizzo tanto perché comunque quando ho cominciato a scrivere codice complesso o comunque codice molto molto lungo, l'indentazione, ragazzi, è qualcosa che bisogna per forza far bene, altrimenti ti perdi nelle classi. Io ora non lo so se lo prende on the fly. Vediamo. Vediamo se lo prende on the fly. Quindi io per esempio voglio indentare questo qui. Sì, eccolo qui. Come vedete ci sono delle linee, come le vedete? Ci sono delle linee praticamente che ti dicono dove va appunto la nostra indentazione a finire. Quindi questa è un'altra estensione molto molto utile. È CSS Peak. Allora, questa qui è praticamente servirà questa estensione CSS Peak per andare appunto, come posso dire, ad esplorare il vostro codice HTML e capire le classi come sono state scritte. Quindi si aggancia direttamente al vostro CSS. Ora la installiamo, vediamo se cliccando qui la installa direttamente. Sì. Ah, perfetto. Quindi la installiamo, vediamo se riesco a farvi vedere un piccolo esempio. Allora, io in questa pagina ho incluso un CSS al volo, proprio on the fly, dove ho scritto body e content. Allora, l'estensione è stata installata. Intanto vediamo se l'ha caricata anche. Perfetto, ha caricato. Quindi allora, che cosa andiamo a fare? Andiamo a inserire, abbiamo detto, un div, quindi faccio content. Div content. Eccolo qua. Quindi vabbè, io in questo caso è col command, quindi cliccando su command in automatico lui va a linkarmi appunto quello che è il nostro CSS. C'era il modo anche di visualizzarlo. Ora, ragazzi, non mi sto ricordando perché ovviamente definition references. Ah, eccolo qui. Si fa, in questo caso sul Mac, si fa con option F12. Molto comodo. Quindi facciamo, eccolo qui. Come vedete vi fa vedere direttamente il CSS all'interno appunto della pagina HTML, quindi questo anche è molto molto comodo. Abbiamo installato anche questo. Questa è un'estensione ottima, REST Client. Sapete che io utilizzo tantissimo l'estensione Chrome REST Client RESTlet. Però, se volete, diciamo, avete la necessità di fare le chiamate direttamente all'interno del vostro codice, potete farlo praticamente attraverso questa estensione qui. Quindi io vi consiglio di installarla, di tenerla, non si sa mai, potrebbe sempre servire. Quindi io facciamo un file di test, in questo caso lo possiamo chiamare come vogliamo. Vedi, volevo vedere se c'è un esempio già pronto senza mettermi a scriverlo io, per essere più veloce. Va bene, facciamolo noi, facciamo prima. Test.http, vediamo se l'ha installata intanto, l'ha installata. Ok, prendiamo JSON, un sito RESTlet. Al volo, ok, prendiamo una bella get, get dei post, perfetto, questa qui. Quindi andiamo a inserirla nel nostro file. Basta scrivere, come vedete, get la nostra chiamata. Quindi facciamo get nostra chiamata. Qui vi esce un tastino send request. Cliccate su send request e guardate qui che bello.
al volo avete praticamente quella che è la risposta, quindi avete la risposta, quindi poi volendo potete anche copiare questo JSON e portarvelo. A proposito di JSON, avevo un'altra estensione molto molto comoda per i JSON che si chiama questa qui, eccola qui, JSON Xcode, per andare a incollare JSON Xcode. Questa qui è molto molto comoda nel momento in cui, guardate, faccio vedere l'animazione, la installiamo intanto però ve la faccio vedere l'animazione. Come vedete, praticamente vi prende un JSON e vi va a generare direttamente quello che può essere, diciamo, l'oggetto relativo a quel JSON, come può essere un'interfaccia, come può essere un oggetto JavaScript. Allora, io mi devo ricordare le estensioni, quindi proviamo a farlo con questa estensione. Quindi io da Restlet praticamente mi sono preso tutta quella che è la risposta. Ora non mi ricordo se riesco ad isolare direttamente la response con Restlet, con REST client, scusatemi. Esatto, si potrebbe fare, quindi si potrebbe fare a salvare direttamente la risposta, però ora non facciamo molti magheggi perché poi a me prende la parte di magheggio. Quindi andiamo a prendere una risposta classica, questa qui, con Command C, creiamo un nuovo file e credo che l'ha installato. Ok, da questo io lo salverei, andiamo a salvarlo, salvo come test.json, è un JSON, ok. Quindi con questa estensione possiamo, vediamo se, ok, vedete, ho chiamato l'estensione JSON Xcode e facciamo un JavaScript. Wow, ci ha generato praticamente quella che è tutta quanta, diciamo, la parte di JavaScript per quell'oggetto. Quindi come vedete quell'oggettino qui, ora magari qui non la vedete molto bene, però vi assicuro che se vi faccio ad esempio con un linguaggio, diciamo Java ad esempio, quindi facciamo Java, vedete già si capisce di più. Come vedete ha creato praticamente da un JSON direttamente la nostra classe con i setter, i getter, i valori privati, private, public, insomma anche ha fatto il set string, no? Sarebbe interessante capire se c'è un'opzione per andare a fare il set string su Java, che è molto molto comodo. Io almeno utilizzo IntelliJ per fare queste cose. Il toString, scusate, toString si chiama. Vediamo se c'è Java Code Generator. In realtà esiste. Vediamo, io lo installo, ragazzi. Questa estensione la sto facendo in live, non la conoscevo. Perché io su IntelliJ ho un metodo. Intanto questa la rinominiamo punto Java. Ho praticamente una, ho la possibilità, no, questo salviamo intanto. Ho la possibilità praticamente di andare a scrivere il toString, che è comodo quando devi fare soprattutto logging. Oh, non lo so perché stavo facendo così. Punto Java. E l'estensione l'ha installata, Java Code Generator, quindi andiamo qui, dice di cliccare tasto destro, empty constructor, use il costratto all final fields, top level, no, in realtà non c'è, generate all quick, ah eccolo qui, ah però mi ha rigenerato, ok, quindi dobbiamo fare così, togliere tutto, lasciare solo praticamente le nostre proprietà della classe, faccio tasto destro, generator qui, questo qui, non lo so, graphic user interface, credo che sia, boh, non lo so per che cosa sta, ah wow, ah ecco qui, quindi potete fare toString without getter, wow, benissimo, bellissima questa estensione, non la conoscevo, quindi ragazzi per chi magari lavora con Java, Java Code Generator, molto comoda, come avete visto ci ho messo un secondo, ci ho preso il JSON, l'ho trasformato con JSON, l'estensione che abbiamo installato prima, che ora non ricordo il nome, e poi praticamente tramite quest'altra estensione ho direttamente generato il toString, questa qui JSON Xcode. Perfetto, quindi proseguiamo, quindi REST client ve l'ho fatto vedere e JSON placeholder, ok, qui magari un giorno vi farò vedere anche un'altra estensione per visualizzare i JSON in maniera corretta nel browser, che ce l'ho su Chrome però, perché su Safari credo che non esiste penso questa estensione. Ecco qui, guardate come visualizzo io su Chrome praticamente i JSON, di solito metto Darkula. No, Dracula, eccola qui, aggiorno, non mi sa che non ho applicato, salva,
Ok. Vabbè, questa era una piccola chicca. L'estensione si chiama, e la installate su Chrome, JSON Viewer. Dovrebbe essere questa. Ok, è questa qui. Installatela, perché questa è veramente comoda per visualizzare i JSON in questo modo. Potete anche compattarli, potete tornare al RAW direttamente, potete visualizzarlo, potete chiudere, cosa che non vi permette di fare il RAW, se non erro. Infatti non ti permette, quindi questa, ragazzi, è un'estensione molto comoda per Chrome. Quindi adesso io chiudo il browser, torniamo di là. Avevamo detto di installare Live Server. Allora, questa è l'ultima estensione che andremo a installare per oggi. Consenti. Allora, questa qui penso che la conoscete la maggior parte di voi. Praticamente non fa altro che crearti un server a runtime, e quindi potete eseguire direttamente il vostro codice all'interno di quel server. Quindi se l'hai installata, noi possiamo andare sulla nostra index.html e fare open with live server. Ok, quindi cliccate qui, vi apre il live server, e qui avete la vostra pagina. Quindi io, se io in teoricamente qui ci scrivo ciao a tutti gli iscritti, salvo, torno di qua, e in automatico ho ciao a tutti gli iscritti. Ok, perfetto. Quindi questa qui possiamo anche metterla di qua, dove è andato a finire Visual Studio Code. Questo lo mettiamo anche di qua, e questo qui facciamo uno a sinistra e uno a destra. Qui faccio command B, chiudo, e quindi ragazzi ci vediamo nel prossimo video. Perfetto. Ciao a tutti ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, e vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un like, magari fa sempre piacere, anche se io non sono un promotore dei like. E comunque niente ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Buon coding a tutti.